Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel terzo mistero doloroso contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, cialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quarto mistero doloroso contempliamo il viaggio di Gesù al Calvario carico della croce. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
Nel quinto mistero doloroso contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci, fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
qual fiore solitario nel tuo paterno asilo. Solo crescesti all'aure nel Yeah.
Guarda i tuoi figli e prega.
Canto numero 17. Signore, puoi trovare se lo vuoi, quel che il mondo non potrà donarti mai. La fiducia in Lui, la speranza in Lui e la gioia di sapersi amati sempre da Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, il Signore Gesù ci viene incontro ancora oggi con la sua parola e con i suoi doni. Chiediamo a Lui un cuore capace di ascoltarlo. Chiediamo a Lui un cuore capace di accoglierlo, perché questo nostro percorso di questi giorni possa portare i frutti che Lui attende da ciascuno di noi. E dinanzi al suo volto riconosciamo il nostro bisogno di perdono,
Riconosciamo i nostri peccati e affidiamoli al suo cuore misericordioso. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli opere e omissioni per mia grandissima colpa. Gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: «Ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi uso come testimonianza contro di voi. Le prescriverete ai vostri figli, perché cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. Essa, infatti, non è una parola senza valore per voi, anzi, e la vostra vita. Per questa parola passerete lunghi giorni sulla terra di cui state per prendere possesso, passando il Giordano. Parola di Dio. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. L'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. Gli hai sottoposto i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma come vera parola di Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?» Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?» Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?» Rispose: «No». Gli dissero dunque: «Chi sei?» Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando». Parola del Signore. Un grande padre della Chiesa, che si chiama Sant'Efrem, vissuto nella Siria, dice così: dice, la parola di Dio è una fontana che getta sempre acqua. Ognuno va, dice Sant'Efrem, e questa fontana attinge quanto basta alla sua sete e poi se ne va. Ma la fontana continua a zampillare, e di più di quanto ognuno riesce a portare con sé. Nessuno creda, dice, che quello che ha preso è tutto. Non creda che la può esaurire. Beve, ma l'acqua sgorga ancora. Di questo rallegrati, perché se siamo stati saziati dobbiamo rallegrarci, e rallegriamoci perché la fonte è sempre lì, e quando domani avremo sete potremo bere di nuovo. Capite cosa dice Sant'Efrem allora? La parola di Dio è una fontana che getta acqua, e getta sempre acqua, e quando noi beviamo ci saziamo, ma la fontana continua a gettare acqua. E allora, mentre dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha tolto la sete, dobbiamo ringraziare il Signore perché quella fontana sta sempre lì e può toglierci ancora la sete. Allora capite che di fronte a questo discorso la cosa importante è quella di essere assetati. Spero che voi state qui avendo sete. La cosa più brutta, anche quando uno invita qualcuno a pranzo, no? È che quello non abbia fame. È vero? Abbiamo preparato, no, questo no, non mi va, no. È vero? A me questo non è successo. Ma la cosa peggiore è trovarsi a tavola gente sazia. Per il Signore trovarsi di fronte gente che non ha sete è la cosa peggiore. Noi dobbiamo essere assetati ogni giorno. Gesù disse, e questa è una parola dura che ha detto Gesù: guai a voi che siete sazi,
Guai a voi che siete sazi. Guai perché non abbiamo, se non abbiamo al centro quella parola, se non abbiamo sete di quella parola, noi spiritualmente moriremo. Vedete, quando nella Bibbia Gesù dice guai, dicono gli studiosi della Bibbia che dovremmo tradurre meglio, facendo dire a Gesù, ahimè, ahimè per voi che siete sazi. Gesù ci guarda se siamo sazi e dice, ahimè, poverini. Nel libro del Deuteronomio avete sentito, Mosè dice a Israele, questa parola è la vostra vita. Non è una parola qualunque, questa parola è la vostra vita. Noi dovremmo convincerci davvero di questo. Israele è portato dalla parola di Dio e quando tutto viene meno, pensate a quando andò in esilio, oppure pensate quando Israele anche recentemente è stata deportata nei lager dai nazisti. Cos'è che non venne meno nel cuore dei credenti di Israele? La parola di Dio. La parola di Dio non viene meno, è l'unico sostegno. Le cose umane, vedete, sono fragili. E lo sappiamo, ne facciamo esperienza ogni giorno, le cose umane, gli affetti umani, i legami, a volte anche dei legami santi, quali possono essere quelli tra fratelli, tra genitori e figli, a volte vediamo che sono fragili, sono esposti a tante miserie, a tanti peccati, a tanti egoismi. La parola invece per Israele, la parola di Dio per noi, è la roccia su cui deve essere costruita la casa. Così deve essere per noi, vedete, se noi non abbiamo un fondamento sicuro, le nostre cose vacillano. Se non abbiamo la roccia sotto le fondamenta della nostra casa, la nostra casa vacilla. Sapete perché nelle nostre comunità cristiane ci sono tanti problemi? Perché ci sono tante separazioni, tante rivalità, tante maldicenze? Sapete perché non ci si vuole bene davvero? Che poi alla fine questo è il problema. In una comunità parrocchiale le cose vanno male perché non ci vogliamo veramente bene e abbiamo sempre delle riserve. Cioè, quello è così, che l'altro è così, che l'altro è così. È vero. Abbiamo delle riserve, non guardiamo gli altri con quegli occhi di amore che li guarda Dio. E sapete perché, vedete, tutto questo accade? Perché non abbiamo al centro della nostra vita la parola di Dio. È sempre lì il problema, vedete, ve lo sto dicendo da domenica sera, a costo di stancarvi, ma io ve lo devo ripetere continuamente, perché non abbiamo al centro la parola di Dio. Io vorrei fare un'indagine, vorrei dire, alzino la mano in questo momento, in questa chiesa, chi ogni giorno a casa sua legge una pagina della Bibbia. Non è stata mano, non voglio avere una colpa a Elia, non è stato. Ognuno dia la risposta dentro di sé, Ma sono sicuro, ma chissà quante immane vedremmo, ogni giorno la parola di Dio. Vedete, Israele era stato fatto da Dio perché custodisse la sua parola. Io ti consegno una parola, disse il Signore a Israele, tu devi essere come l'arca santa dentro cui la parola è custodita. E la devi portare. L'arca conteneva le parole di Dio, conteneva i 10 comandamenti. E là c'è il segreto profondo della vita di Israele, proprio perché al centro della sua vita c'era quell'arca che custodiva la parola. Vedete, anche la Chiesa, anche noi credenti in Cristo, abbiamo al nostro cuore un segreto. E questo segreto, per essere davvero Chiesa di Cristo, è la parola della Scrittura e l'Eucarestia. E l'Eucarestia, pensateci, è sempre la parola di Dio. È la parola di Dio che si fa pane. Se non ci fosse la parola di Dio, se non ci fosse la Santa Scrittura, non ci sarebbe neanche l'Eucarestia. Perché tra poco, per celebrare l'Eucarestia, io e Don Elia dobbiamo dire le parole che stanno nella Scrittura. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Chi ci dice queste parole? Cioè dice la Santa Scrittura. Vedete, l'Eucarestia allora è la parola di Dio che si fa carne.
Allora vedete, al cuore della Chiesa c'è la parola scritta nella Santa Scrittura e c'è la parola che si mangia, che è l'Eucarestia. La Chiesa può essere Chiesa di Gesù Cristo perché ha al cuore queste cose preziose. E allora vedete, sono cose che la Chiesa non si può svendere. E noi purtroppo viviamo in un tempo in cui queste cose si svendono facilmente. La parola di Dio, non vi dico, chi è che la legge ogni giorno? L'Eucarestia, sempre meno cristiani vanno a messa, sempre meno. Basta tanto che la domenica non si va a messa. Allora manca anche l'Eucarestia, manca la parola di Dio, manca l'Eucarestia e come cristiani ci sciogliamo come neve al sole. Il cristianesimo scomparirà così. Noi rimarremo veramente infedeli al Signore se non custodiamo queste cose preziose. Allora noi siamo l'arca che deve custodire questi doni preziosi di Dio. L'arca custodisce la parola di Dio e la porta. Maria, come la chiamiamo nelle litanie? Dopo la canteremo ancora. Federis Arca, che significa arca dell'alleanza. Perché Maria è l'arca? Perché Maria portò dentro di sé la parola di Dio, perché portò Gesù dentro di sé. Ma non solo, vi ricordate cosa dice la scrittura? Maria custodiva queste cose nel suo cuore, e non solo Maria le custodiva, ma le portava. Allora noi dobbiamo essere come Maria, arca dell'alleanza. Fratelli, Cristo prima di salire al cielo ci ha consegnato queste due cose preziose, l'Eucarestia e la parola. Vi ricordate nell'ultima cena? Fate questo in memoria di me. Questo è il testamento di Gesù. Fate questo in memoria di me. Eppure tanti cristiani ritengono che non sia necessario. Avete mai parlato con tanta gente? Dice, io sono tanto cristiano, però non paga mai la messa. Come sono cristiano sta gente? Così, in contumacia. E poi ci ha detto una seconda parola prima di andare via. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Vedete, sempre lo stesso, Eucaristia e parola. Allora al principio c'è stata una consegna, una tradizio, così si dice. Ci è stata consegnata qualche cosa di prezioso che dobbiamo custodire, ma custodire anche per fare un'altra cosa, per consegnarla ancora. In fondo a noi ci è arrivata perché le generazioni precedenti ce l'hanno custodita e ce l'hanno consegnata. E per 2000 anni è successo questo. Vedete, la Chiesa in 2000 anni ha sempre di più letto e compreso questo dono di Dio. Per noi cristiani è importante questo fatto, vedete. Per 2000 anni i nostri fratelli hanno letto e capito le scritture, e quelli che essi hanno capito ce l'hanno consegnato. Quelli che essi hanno capito e hanno vissuto ce l'hanno consegnato. I santi, d'altra parte, sono questo. Sono uomini che hanno capito e letto le scritture e l'hanno fatto diventare loro vita. Ed ecco perché li teniamo qui, li guardiamo, li contempliamo, li festeggiamo. Non perché sono un gettoniere per le grazie. I santi non servono a questo. Una volta dicette una vecchia, il padre, chi le santi ci stanno per fare grazie? No, i santi non ci stanno per fare grazie. Poi fanno pure grazie se vogliono fare. Ma i santi ci stanno per mostrarci che il Vangelo è qualcosa di possibile. Ci stanno per dirci, guarda, io l'ho vissuto, fai come me. Sant'Antonio fu posto qui a Vibonati tanti secoli fa per dire alla gente di Vibonati, guardate, questo è il vostro esempio. Abbiamo scelto questo grande santo per voi perché sia per voi un esempio. Per fare che cosa? Per essere cristiani. Questi sono i santi patroni. Sono un esempio per farci vedere che il Vangelo si può vivere. Perché Sant'Antonio, prima di essere Sant'Antonio, era Antonio. Era un ragazzo, era un uomo, era un vecchio. Era un uomo che viveva la sua storia, ma l'ha vissuta riempendola di Vangelo, mettendo al cuore della sua vita la parola e l'Eucarestia. La parola ci è stata data perché noi la dobbiamo conservare e la dobbiamo consegnare ancora.
Disse San Paolo: non è un vanto per me predicare il Vangelo, è un dovere. Guai a me se non predico il Vangelo. È un incarico che mi è stato affidato. E un poeta francese ha scritto: Gesù ci ha dato delle parole vive, non ci ha dato delle parole morte, non ci ha dato parole che noi dobbiamo chiudere in piccole o grandi scatole, non ci ha dato parole che dobbiamo conservare in olio rancido. Gesù ci ha dato delle parole da custodire, delle parole vive, da mantenere in vita. E dipende proprio da noi, piccoli e peccatori. È un mistero, sì, è un privilegio che ci è stato dato. A noi è dato di custodirle e farle risuonare, queste parole. Vedete, lo sappiamo che significa. Lo sappiamo che cos'è chiudere le parole in scatole, facendole ammuffire. Quante volte abbiamo reso la parola di Dio inoffensiva? Quante volte abbiamo detto: vabbè, ma quella parola poi significa questo. Porgi l'altra guancia. Porgi l'altra guancia. È un modo di dire. No, quello non è un modo di dire. Si può porgi l'altra guancia. Ma quanti cristiani veramente sanno fare questo? Quanta gente non ha preso questa parola e l'ha letta veramente per quello che dice? Vedete, quando facciamo così addolciamo la parola, la facciamo a nostra immagine, a nostra somiglianza, mentre noi dobbiamo diventare a immagine e somiglianza della parola, non la parola fatta a nostra immagine e somiglianza, perché noi siamo poca cosa, noi l'altra guancia non la sappiamo porgere. E come queste ce ne stanno tante di parole che abbiamo reso inoffensive. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Lo diciamo tutte le sere questo. Però sotto sotto ognuno di noi pensa che è meglio essere ricchi e meglio essere potenti. Vedete? Abbiamo appiato la parola di Dio, abbiamo detto: non è vero. Sono belle parole che cantammo a sera quando facemmo Magnificat. Ma poi la verità è nata. Vedete, rendiamo la parola inoffensiva. Ce la siamo dimenticata. Poi diciamo: la realtà è un'altra. Quante volte vedo io che lavoro, canto con i giovani, certi giovani che prendono sul serio la parola di Dio, vanno a casa e le mamme e i padri, sapete che ci dicono? Tu stai a sentire prievete? Pensa a campà, pensa a faticà, pensa a cose serie. Non è che sta a via per vivere. Vedete? Non ci si crede. Poi queste mamme sono le prime, caro Menico. Vanno passando tutti i sandali a chiesa. Però poi quando la parola ti chiede la vita, no, se cose dei prevete, pensa a te. Non vi dico posso in un guaglione se vuoi fare prevete. Non vi dico. Un ragazzo della parrocchia mia di Napoli ha annunziato che entrava in seminario al padre e alla madre. Ha detto alla madre: non ti darò mai la mia benedizione. Però la messa ci va a domenica, signore. Però sapete come dice questa signora, come tante altre? Sanno a fare prive dei figli e l'altro. Mio figlio no, i figli e l'altro sanno a fare prive. Vedete, quando si prende la parola di Dio come un gioco, come una cosa che va bene quando va bene, secondo le mie idee, allora vedete, si prende la parola e si mette nelle scatolette. Non si fa sì che la parola sia davvero quella che ha l'ultima parola sulla mia vita. Gli apostoli invece dicevano: noi siamo servi della parola, non ci serviamo della parola. Vedete, il servo ha un atteggiamento concreto, obbedisce. Chi è servo obbedisce alla parola, è coerente con la parola. Vedete, allora di fronte alla parola di Dio si può essere come gli scribi e i farisei o come Gesù. Gli scribi e i farisei, sapete come facevano? Lo disse Gesù. Disse: non fate come loro che dicono e non fanno, anzi mettono pesanti fardelli sulle spalle degli altri, però loro non li toccano neanche con un dito. Dicono e non fanno. Gesù invece di fronte alla parola del Padre fece diversamente. Gesù può dire: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, come ho fatto io, fate anche voi, fate questo che ho fatto io, Amatevi come io vi ho amati. Vedete,
Gesù ci può dire di fare come ha fatto lui, perché Gesù ha preso sul serio la parola del Padre. Gesù ha deciso un giorno della sua vita che la sua vita era la parola del Padre, costasse quel che costasse, fino alla croce. Chi segue Gesù fa come lui e diventa modello. Dice San Paolo: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Questi dicono i santi. Vedi, i santi sono semplicemente questi. Sono delle persone che hanno preso sul serio la parola di Dio. E allora ci possono dire: fate come ho fatto io. A noi Sant'Antonio ci dice questo stasera: fate come ho fatto io. Cioè, prendete sul serio la parola. Io, per prendere sul serio la parola, dice Sant'Antonio, ho lasciato tutto e sono andato nel deserto. Voi cosa dovete fare per prendere sul serio la parola? Nella tua condizione di mamma, di figlio, di giovane, di adulto, di suora, di prete, di monaco, che devi fare? Cosa ti dice la parola oggi? Se capisci cosa ti dice la parola, falla fino in fondo. Sant'Antonio ci dice questo, come tutti i santi, come tutta la gente che ha preso sul serio la parola di Dio. Non si può dire agli altri: salite su questa nave, però io non ci salgo. Capite? Se io vi invito a salire su una nave, io devo essere il primo a salire su quella nave, sennò non sono credibile. Dinanzi a uno che impegna la sua vita su una parola, che soffre, addirittura muore per la parola, è diverso. Chi annunzia deve vivere quella parola, così sarà credibile. E noi, vedete, fratelli, se siamo credenti, se siamo cristiani, siamo tutti chiamati ad annunziare la parola di Dio, con la nostra vita, con i nostri gesti, con le nostre piccole parole che sappiamo dire, perché non tutti sono predicatori, non tutti sono teologi, ma tutti sono pieni di Spirito Santo. Tutti possono attingere alla parola quel tesoro da consegnare agli altri. Un santo della Chiesa russa, San Serafino, diceva così: predicare, come sto facendo io, è facile come scagliare pietre dall'alto di un campanile. È facile. Butta basso. Mettere in pratica, dice lui, è difficile come portare le pietre in cima al campanile sopra le spalle. Capite? Predicare è facile, basta buttarle giù. Ma dice lui, no, mettere in pratica è portare le pietre fino a sopra. Allora dice San Serafino: la cosa migliore è predicare soltanto quelle cose che si sono portate, lanciare giù soltanto le pietre che si sono portate sulle spalle. E questa è una bella cosa, però capite che se questa cosa qua la prendiamo alla lettera, c'è bastasi tutto quanto. Io aggiungo il quaderno e me la gei, perché ognuno di noi tiene i suoi limiti e i suoi peccati. Allora vedete, insieme allo sforzo della coerenza che ognuno di noi deve fare un altro sforzo, lo sforzo dell'umiltà. Lo sforzo dell'umiltà che ci fa dire: io sono un povero peccatore, sono soltanto una voce, come Giovanni. Io sono solo voce, cioè sono soltanto quell'aria su cui passa la parola. Io sono poca cosa. Ma quello che è importante, Signore, usa quello che sono. Usa questa mia povertà, usa questo mio sforzo, usa questa mia fatica di voler portare queste pietre fin sopra al campanile. Forse non ci riesco a arrivare fino a sopra, però usa questo mio sforzo per far passare la tua parola. Vedete, la Chiesa per portare la parola deve essere coerente e umile. Coerente nella lotta per da fare e umile nel riconoscere i suoi limiti e nello scomparire dopo aver annunziato il Vangelo. Concludo questa mia riflessione di stasera con un racconto di uno scrittore che si chiama Kafka. È un racconto drammatico, state a sentire. Ve lo leggo perché è breve. Dicono che l'imperatore ha mandato te, proprio te, miserabile suddito, piccola ombra fuggita davanti al sole, proprio te l'imperatore dal suo letto di morte ha mandato con un messaggio. Sì, fece inginocchiare il messaggero accanto al letto e gli sussurrò il messaggio nell'orecchio. Tanto gli stava al cuore il contenuto che se lo fece ripetere a sua volta nell'orecchio. Con un cenno del capo confermò l'esattezza delle parole.
e davanti a quelli che assistevano alla sua morte, tutti i muri che sono di impedimento vengono abbattuti, su ampie vertiginose gradinate stanno tutti intorno i grandi dell'impero, davanti a tutti congedò il messaggero. Il messaggero si mise subito in cammino, era un uomo vigoroso, instancabile, avanzando ora un braccio, ora l'altro, si apre la strada attraverso la folla, se incontra resistenza accenna al petto che reca il segno del sole, dice: io sono un messaggero dell'imperatore, e avanza, ma la folla è immensa e le sue dimore sono sterminate, come volerebbe se avesse via libera. Ben presto udiresti il glorioso rumore dei pugni alla tua porta. Invece no, si affatica invano, ancora continua ad affannarsi attraverso le stanze del palazzo, dalle quali non riesce mai a uscire. E se anche questo gli riuscisse, non significherebbe nulla, dovrebbe lottare per scendere le scale. E se anche questo gli riuscisse, non avrebbe fatto ancora nulla, dovrebbe attraversare i cortili, e dopo i cortili la seconda cerchia di palazzi, e ancora le scale e cortili, ancora un palazzo e così di seguito per anni, anni e anni. Gli riuscisse di precipitarsi finalmente fuori dall'ultima porta, ma questo non gli potrà mai accadere. Ecco dinanzi a lui la città imperiale, dove sono ammucchiate montagne di detriti. Lì in mezzo nessuno riesce ad avanzare, neppure con il messaggio di un imperatore morto. E tu intanto siedi alla tua finestra e sogni quel messaggio quando viene la sera. Sì, fratelli, vedete, dal suo letto di morte sulla croce il nostro re ha confidato al messaggero, alla Chiesa, un messaggio, e ogni giorno nelle Eucaristie glielo ripete all'orecchio: dite al mondo che io lo amo e muoio per i suoi peccati. Dite al mondo, questa è una cosa importante, fratelli, che ci ha detto il nostro re, dite al mondo che la gioia è possibile perché io li amo. Ci sono ancora tanti uomini lontano che, stando alla finestra, sognano un messaggio come questo perché non hanno speranza. Allora è necessario che noi che siamo Chiesa abbattiamo tutti i muri, perché il messaggio deve correre e può correre solo sulle nostre labbra. Non lasciamoci fermare dalle stanze, dai detriti, dalla folla. Dobbiamo far correre quel messaggio. Siete disposti a dare le vostre gambe, il vostro cuore, la vostra voce perché la parola di Dio giunga ai cuori? Siamo disposti a questo, dobbiamo spalancarci a quella parola, dobbiamo tendere l'orecchio a quel re che, morendo, ci ha raccontato il suo amore. E poi, se saremo disposti, dobbiamo avere la capacità di far giungere quella parola ai cuori che attendono. Ce ne sono tanti là fuori, il mondo è pieno di gente senza speranza perché non ha Dio, perché non ha amore, perché non sa che c'è una possibilità. Noi lo sappiamo questo, e se lo sappiamo dobbiamo andarlo a gridare al mondo. Al Padre che ci ha donato in Cristo la sua parola che libera e ridà speranza agli umili, rivolgiamo con fede la nostra preghiera. Diciamo insieme: la tua parola, Signore, ci renda liberi. Per la
la Chiesa, per i ministri mandati ad evangelizzare e per tutta la comunità cristiana, affinché sia fedele e coraggiosa nell'annunciare la parola divina di salvezza. Preghiamo. Per i popoli che la sete di potenza e di benessere dell'Occidente cristiano mantiene nell'oppressione, affinché scoprano in Cristo un fratello che li guida alla vera libertà. Preghiamo. Signore, ci renda liberi. Per le famiglie devastate dal demone della falsità e della divisione, affinché ritrovino la volontà di dialogare e di perdonare. Preghiamo. La tua parola, Signore, ci renda liberi. Per i giovani che nella loro ricerca di libertà e di un mondo nuovo hanno trovato invece una schiavitù morale, affinché si aprano al Cristo liberatore dell'uomo. Preghiamo. La tua parola, Signore, ci renda liberi. Per la nostra comunità, affinché rigenerandosi Padre buono, a te sale la supplica dei poveri. Convertici e rendici discepoli del tuo Figlio Gesù, perché siamo con Lui operatori di pace e fermento di unità. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Numero 103.
Pregate, fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua famiglia. Accogli, Signore, l'offerta che ti presentiamo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui innalziamo a Te l'inno di grazie per questi doni della Tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo la Tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli. Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, o Padre, l'opera del tuo amore,
con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Mortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Angelo e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Martiri, Sant'Antonio Abate e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, in Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli miei, con un cuor solo e un'anima sola, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà, abbi pietà, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola di Dio. Come sempre, due sacerdoti distribuiranno la comunione qui al centro, il diacono verrà prima a sinistra, poi a destra nelle lavate laterali. Numero 178. Signore, alleluia,
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di esprimere in un fedele servizio la forza rinnovatrice di questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Credo che stasera molti di noi hanno compreso che cosa significa quella parola di San Paolo che dice che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che scende nel profondo e divide l'anima dallo spirito, va a scrutare i nostri pensieri. Davvero questa sera è stata una catechesi molto intensa quella che abbiamo ascoltato da Padre Fabrizio. Ci ha invitato alla coerenza dell'ascolto, ma anche all'umiltà delle nostre condizioni. Facendoci guardare Sant'Antonio come qualcuno, non come uno che non riceve qualcosa da noi, che non riceve nostre domande, ma che ci pone una domanda, che ci chiede di fare come lui ha fatto, che ci viene posto come un esempio, più come una gettoniera di grazie, come ha detto lui. Ecco, portiamo davvero nel cuore questi spunti di grande riflessione sulla parola di Dio, facciamoli entrare nel profondo, mettiamoci come Samuele in ascolto del Padre. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco, questo atteggiamento ci accompagna ancora in questi giorni. E ricordo che quelli che davvero vogliono fare di questi spunti, di queste proposte, una vita vissuta, una vita concreta, un atteggiamento di ricerca e di studio della parola di Dio, hanno sempre la possibilità di prendere la Bibbia, di acquistare, di comprare la Bibbia presso la nostra casa pastorale, per dare un risvolto concreto a questi spunti di queste serate. Inoltre vi ricordo che domani mattina ancora Padre Fabrizio sarà a disposizione per coloro che vogliono un dialogo un poco più approfondito, più tranquillo, dalle 9.30 a mezzogiorno, domani mattina nella sagrestia della Chiesa del Convento. Quelli che vogliono confessarsi in maniera più serena, ecco, lo possono fare, quindi approfittando di questa occasione domani mattina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Maria, ora pro nobis.
per divine grazie, ora pro nobis, Mater purissima, ora pro nobis, Mater castissima, ora pro nobis, ora, ora, ora pro nobis. Alleluia consigli, ora pro nobis. Mater in te mera, ora pro nobis, ora,
ora, ora pro nobis. Tu risa vedica, ora pro nobis. Tu risa ora pro nobis. Agnus Dei qui
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miseri nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miseri nobis. Deus in adiutorum meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Iste confessor Domini colentes, quem pie laudant populi per orbem, ac die Obsequies.
celebresque palmas, ut piscenius precibus iuvemur, omne pedemur. Sit salus illi decus atque virtus, quis super ceni solium poluscans, totius mundi seriem gubernat, trinus et unus. O tenero santo, nel tuo cuore ardeva un grande fuoco di carità, che divampando nelle fiamme all'esterno coinvolgevano coloro che ti incontravano, guadagnandoli con mille industrie alla grazia di Dio. Fa, ti preghiamo, che si accenda anche in noi qualche scintilla della tua passione, affinché possiamo recare beneficio al nostro prossimo e liberarlo dalla morte, rendendo gloria al nostro Padre che è nei cieli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel tuo senti santo amore, puro immenso un fuoco arde, santo petto, strugga in noi l'impuro affetto, strugga in noi l'impuro affetto, e mi accenda, e mi accenda, e mi accenda, santi proteggi chi ti onora, gli abitanti di vivo nati, che dinanzi a te prostrati tutti chiedono pietà. O nostro prediletto santo, da quale gioia sincera doveva essere pervasa la bella tua anima? Quali raggi luminosi di una coscienza pura e senza macchia dovevano trasparire dal tuo volto quando eri vicino a cogliere il frutto di una vita santa? Dei, imploda Dio affinché anche la nostra anima goda di tale gioia e nel momento ultimo della vita nessun timore la turbi e nessun rimorso la rattristi, ma attenda con serena fiducia il giudizio finale di Gesù Cristo, giudice giusto e misericordioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nuove che signori della luce vespertina ci preannuncia i lieti albori del mattino che verrà. Tal nell'ora che vicina ti
fu morte a te sorrise, l'innocenza e ti promise, l'innocenza e ti promise, un gioir, un gioir. Che dinanzi a te prostrati tutti chiedono pietà. Ci allietiamo, santo nostro patrono, della tua preziosa morte e dell'immensa gloria a cui dopo sei stato innalzato nella felicità del cielo. Il tuo nome vive nella memoria dei posteri e vivrà sempre. E la tua anima gioisce in eterno tra i cori degli angeli, ebbra di godere di Dio che tanto amava nella vita. Oh, quanto ti furono ben ricompensate la rinunzia alle ricchezze, alle comodità e ai piaceri, e la perseveranza nella pratica di una severa penitenza. Dee, chiedi per noi al Signore Gesù una morte simile alla tua, lieta, serena e preziosa, affinché possiamo godere come te l'eterna gioia del paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande Antonio Arche ti allieta presso il soglio dell'Eterno. Preghiera a Sant'Antonio Abate. O grande taumaturgo, padre tenerissimo di questo popolo, gloria e decoro di questo tempio, vindice invitto delle sue grandezze, vigilantissimo tutelare e protettore potentissimo di Vibonati, glorioso Sant'Antonio Abate, ecco i figli tuoi che prostrati innanzi al Dio della misericordia implorano la tua intercessione per ottenere grazie e favori. Non vorrai abbandonare la causa di chi con fiducia ti invoca. Non vorrai ritirare la tua protezione da chi fedelmente ti venera. Presenta, o grande santo, le nostre suppliche al Signore, affinché si degni di reggere e conservare la Santa Madre Chiesa ed il suo capo visibile, difenderla da tutti i suoi nemici e farla trionfare sulle porte dell'abisso fino alla consumazione dei secoli. Prega con noi il Signore perché allontani da essa ogni errore, ogni scisma, ogni eresia e che la conservi immacolata nell'unità della fede.
pregalo ancora, affinché egli, da cui dipende ogni potere sulla terra, si compiaccia di infondere una carità reciproca nel cuore dei governanti ed un grande zelo nel promuovere la vera religione. Guarda poi, o tenero Padre, il popolo tuo ed in principal modo il parroco di Vibonati e prega il Signore che versi su di lui le dovizie delle sue grazie affinché si occupi sempre della maggior gloria di Dio. Guarda i padri e le madri di famiglia ed impetra loro da Dio la grazia di educare cristianamente i figli e prega il Signore che mandi loro la sua santa provvidenza. Guarda i giovani e difendili dalle tentazioni. Guarda le vergini e proteggile dalle insidie del mondo. Guarda i ricchi e fa che imitino il tuo esempio nel beneficare i poveri. Guarda i poveri e fa che trovino compassione nel cuore dei ricchi. Guarda gli infermi nel corpo, i tribolati di spirito, soccorrili e consolali. Volgi soprattutto uno sguardo amoroso verso noi miseri peccatori ed impetra da Dio grazia efficace che ci richiami a vera conversione. Guarda tutti, o nostro Santo, perché tutti siamo figli tuoi. Guardaci, difendici, proteggici, salvaci, affinché come qui in terra siamo stati sotto l'ombra del tuo patrocinio, così possiamo essere un giorno tuoi compagni nella gloria del cielo. Amen. Si pueris miracula magnum rogantonium, mors et demon fugium et egri convalescum. Paupertas calumnia, timores naufragia, carcere et incendia, vel cedunt vel mitescum. Habeum pericula, error et calamitas, redeunt res perdite, et bona non decrescum. Paupertas calumnia, timores naufragia, carcere et incendia, vel cedunt vel mitescum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Paupertas calumnia, timores naufragia, carcere et incendia, vel cedunt vel mitescum. Simili ab eum viro sapienti, qui edificavit domum suam supra petra. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
padri, colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, amen. Similiato è un vino sapienti, qui edificavit domum suam supra petra. Ora pro nobis ante pater Antoni, ut digne ficiamur promissionibus Christi, oremus. Intercessionos quesumus, Domine Beati Antoni Abbatis commende, ut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Corpus Christi, sanctificame.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pagina 73. Sceso dal cielo e porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Cristo Gesù, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché forte il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Omnes gentes, alleluia. Gloria, gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo, Signore, allo Spirito Santo, amore, nei secoli dei secoli. Amore.